Ok, sono in live. Allora, io devo tornare un attimo indietro. Che riguardando la mia live, secondo me avevo dimenticato indietro una cosa, un punto dati. Questo l'ho preso. Io l'ho preso all'inizio, l'ho perso all'inizio, un punto dati che mentre correvo per venire giù, uno l'ho visto di sfuggita, mi era sembrato di averlo visto di sfuggita. Ecco, io non mi ricordavo che ci facevo qua. Ah, lì tu dovevi analizzare le prove. Il cadavere. Devo andare dentro per fare. Aspetta. Registro di comando. Ma tu avevi fatto questa? No, questa qua. Quella degli echi, questa qua è la missione, quella che stiamo facendo adesso. Ah, lo stai facendo anche tu. Sì. Oh, veramente c'ho 8 punti abilità. Allora, quella testuale missione, registro di comando. Come dire, sono tutto ripristinato ogni 2 secondi. Non ha la posta dell'arbitro, usi questo. Registro di comando, questo qua. Ok, vediamo se li ho Bene, presi. Se base. li ho presi tutti. Dov'è Quello che dici tu? registro di comando. Dentro il tunnel è il numero. 29 P punti dati testuali missioni. Sono riga da 10. Il penultimo della terza riga. No, mi manca tutte e due, anzi tutte e tre in realtà. Allora, il 29, questo qua. Dico già Sono tutto qua dov'è? dentro, dovevo andare Sì, io? è Ecco qua, perché vedi? non ce l'ho. È qua, vedi? Quando sei giù qui dalle scale, sai che sono quelle scale che scendi? Ok? Quando scendi qua dalle scale, è proprio qui vicino alla colonna. Secondo me ne ho dimenticato un altro indietro. Ne ho dimenticato un altro. Ne ho dimenticato, secondo me, forse un altro. Registro il comando, eccolo qua. Poi l'altro sta qui. Ah no, qua c'è il Abbiamo quello tunnel. del mettitore. Qua c'è il tunnel che si scende. Ok.
entro in un'altra stanza e qui c'è la scala. Ok, sotto la scala, vicino alla colonna, il numero 29. Perfetto, vediamo se ce n'è un altro qua in giro. Ah, metteremo questo, dai. Sembra una spada. O una mazza più che altro. Potrebbe essere anche una mazza. Sì, infatti. Ti fa zenito. Trasmettitore di produzione ignoto, danneggiato e inutilizzabile. Evviva! Si scala qua, intendevi? Sì, appena che scendi giù nel tunnel, le prime scale che scenderai, guardi vicino alla colonna, guardi vicino alla colonna, vicino alle scale, c'è il punto dati. Bene, un'altra scala. No, appena che sei entrato giù nel tunnel. Appena che sei entrato giù nel tunnel, le scale che hai subito. Subito sotto le scale c'è il punto dati. Il 29. L'hai preso? Sotto le scale. Vai. Torno nell'altra stanza. La stanzone grande. Perfetto, lì, vai. Vai, giraci, guarda vicino alla colonna. Lì, vicino alla colonna c'è il punto dati. Sì, l'ha preso quello là. Registro di comando, quello lì. Bravo, quello sì, lì. Sì, quello l'ho preso. Ok. Poi qui, in questa stanza qui, vedi sono io adesso, bravo, questa qua, c'è un altro punto, ci sono un altro punto dati, anzi ce ne sono due, ce ne sono, uno è qua, relazione sullo stato dei lavori. A me non mi trovo niente. Allora, missioni, vediamo, questo qua. È il numero 30. È il numero 30. Allora, dove sei? Fa vedere, gira, la visuale. Ok, aspetta che ti guido. Ok. Sei qua, giusto? Botte, girati a sinistra, ok, vai avanti e gira di nuovo a sinistra. In fondo c'è il punto dati. Ma poi è una stanza diversa.
Dove sei finito? Allora già ci sono due stanze uguali così. Perché non può essere che sia. Guarda, forse è ancorata che non ha aperto. Ce n'è una che non aveva aperto. No, è questa. Ok, scendi giù le scale. Ok, vai. E poi a sinistra. Vedi, non avevo aperto questa. Quella lì. Poi c'è un oggetto lì di là da bancone. Vai. Quindi che sembra uguale a quell'altra. Ok. Gira. Prendi quello lì, bravo. E quello là in fondo. Infatti sono stati completamente diversi. Qua ti fregava. Se vai nel registro delle missioni, il registro di comando è il 29 e gli altri due sono il 30 e il 31. 30 e 31, perfetto. Allora, c'è 8 punti abilità, dove li metto? Ah, io ne ho 16 da mettere. Oh, bene, non ti farebbe comodo dove metti questo? Qual è quello lì? Superstite? Sì. Quante ne hai di superstite te? No, io ne ho 9. Quante ne hai te? 9. Ok, perfetto. Ecco qua cosa abbiamo. Quella della trappola. Ah, io qui avevo preso punto propulsione. Qui ce l'hai, è vero questo? Sì. Sì. Ok. Mi danno alimentare le macchine. Non c'è neanche l'override per quelle macchine elementali. Quindi è inutile che non le faccio adesso. Ma questo non sarebbe male. Ah, la migliore di quello che sto usando. Questa qua è buona, questa. Cavolo. Sprechiamo meno lance e facciamo un danno ad area. Questa è una, perfetto. Ah, ecco, non l'avevo neanche messa ancora questa qui. Perfetto, non sembra una cattiva idea. Friggono più danni quando l'ansia carica il mazzo. Ne accuso l'acqua di precisione, perché è tutto sull'acqua di precisione questo? Ecco, questo non serve una cattiva idea. Si vede quanto abbiamo usato questa fino adesso. questo però potrebbe essere comodo, questo qua. Quello di non farsi vedere. Allora, al massimo.
Questo colpo critico sarebbe ottimo portarlo al massimo, eh. Sì. Vediamo questo ora. Non uso pure. Quanti? Li hai già usati tutti i tuoi punti? Ok, Sì, ne avevo solito 5, ne ho usati tutti per quello. Allora, c'è la pappa pronta. Dove sei andato? Fai la mappa? Sono al secondo piano. Ah, non sono al primo. Allora, devo tornare su quelle scale, allora, giusto? Te lo ricordi questo? Che ti dicevo che riuscivo ad avere due punti dati. Però non riesco mica a... Allora... Devo avere quella alla onda. Mi sono perso. Sono andato in un'altra hall, sono andato. Ah, tu sei tornato all'inizio, sei tornato. Sì. Allora, aspetta che ci torno anch'io perché sennò finire che... Allora, se mi ricordo bene la strada... No, non è di qua. Ma che strada... Ma lì c'è un oggetto di là. Ci sono forse arrivato qua stanza che dicevi te. Credo, eh. Qua c'è un baule. Una cassa. No. Ecco la stanza che sembrava uguale a quell'altra. È quella con lo schermo, con gli schermi più grandi? Sì, uguale. Allora, qui c'è un muro rotto. E qui c'è il punto dati. Pappa pronta. Quella, perfetto. Ai.
andiamo a vederlo. Vado con un sacco le scale, eh? Vediamo se funziona. È il numero 32. Perfetto. Hai visto? Hai visto salire le scale con la scivolata? Tutto normale. Ma te l'hai aperta questa la porta chiusa? Dove è quella porta chiusa? Dove c'è papà pronta? No, è anche la mia chiusa. Sicuramente bisogna aprirla da un'altra parte. Ah, devo andare qua dentro? C'è un'altra stanza di là. Bisogna andare qua dentro, mi sa. No. Ah, oddio, capito qual è questo. Capito cosa, che cos'è sto punto. L'ho visto da Enzo. Cioè? Preparati a sbandonare. In che senso? Me lo vedi. Presente gli spettri? Sì. Ecco, mi trovo io uno bello gigantesco qua. Andiamo bene. Allora, adesso però io devo uscire e tornare là. Giù. Ok. Però sta benissimo con quest'abito. Qua avevo raccolto tutta la roba, tutto quello che si poteva raccogliere da torno, l'ho raccolto tutto. No, le casse ci sono ancora qua. Ah, sono andato giù, ok. Il difetto del salvataggio automatico che devi rifarti l'ultima parte che hai raccolto la roba. Che cosa? Tu pensi già di averla raccolta e invece non l'hai ancora raccolta. Vabbè, questo non lo fa solo qua dentro, lo fa anche fuori. Comunque io so, vai, con la scivolata sale anche le scale. Con la scivolata così sale le scale. Beh, gli Spectre si possono uccidere, giusto? Sì. Sì, sarà solo un po'... Comunque sembra veramente che l'abbiano preso da Halo 5 quella creatura là. Quella macchina. Copiata proprio da Halo 5, sì.
Qua c'è una porta da aprire, ma non c'è quelle niente. Sono camere ectogeniche. Ce ne saranno a centinaia. Perché ne servivano così tante? Stando ai dati che ho trovato, volevano portarle... Cosa non l'hai fatto? Che il progetto venisse chiuso. A parte che neanche si apre, pensavo che si potesse aprire. Una copia di Apollo. Queste erano in più. Quello uguale. Unità di stoccaggio disponibili. Inserire il numero. Cosa ci arriviamo? Richiesta. 236. Non c'era un numero nel segnale d'emergenza? Giusto. Controlliamo il. Stanza completamente inutile. Che cosa serviva? Non si sa. Chissà se la casa già sta già facendo il 3. Allora, che codice era? Vediamo che codice era, che codice era. Sicuramente una delle ultime che abbiamo preso. Controllati, ma non hanno niente. Due, tre, sette. Forse. Niente. 136 unità di stoccaggio disponibili. Era 237. Ecco. Era il codice di uno che, di quelli che abbiamo trovato fuori. Fuori in mezzo alla neve. Quando abbiamo esaminato le prove, cioè il cadavere e la tastatura fuori. Elizabeth. A noi. Esa. Sei tu. Almeno sei tu con i capelli corti. L'avrà estratto dalla testa. Ma perché? Scusatemi, assomiglia a Elizabeth o a Beta questa qua? Speravo di riuscire a raggiungerti, ma se stai guardando, sarò morta. Fa attenzione. Assomiglia più a Beta che a Elizabeth. Allora. Ancora. No, sanno anche volare. Aloy. Aloy, riesci a sentirmi? Che succede, Ered? Due di quegli Spectre sono appena apparsi. Uno dei due viene verso di voi. L'altro sta aspettando. Torniamo. Intanto tu resta al riparo. Senz'altro. Mettila al sicuro là dentro. Qualsiasi cosa... Due dobbiamo far fuori. Prima di far fare uno e poi arriva l'altro. Okay. Mi devo preparare per lo Spectre. Non deve raggiungere Varlo il clone.
Mamma mia. Oh, dire che non devo raggiungere. Dobbiamo senza usarlo. Vabbè. Aspetta, non ho scherzato perché... Ah, era questo scherzato, vabbè. Oh. Più caro, eh? Molto evitabile. Dove che spari? Per terra spari? Per uno. Anche tu, anche tu hai così eliminato il primo. Io mi preparo già, guarda. Mi preparo già con la lancia. Senza munizioni è inutile. Ah, però. Però. Fatto. Stai bene, Aloy? Sì, Vittoria. Torna in superficie. Tu resta lì col clone per ora. Sfolgorante. Capito? Ti seguo appena la via sarà libera. Sì, quella è la prima parte. Per questo bisogna farlo in modo furtivo.
Vai, Aloy. Vada Eva. Sicuro. Era quello del prima. Ovviamente non essendo veloce a spostarmi. Un vecchio materiale, visto? Chi è lui? No, quello che ha lasciato lo spettro per terra. Sì, sì, presi. Un materiale strano che non te lo farà mica raccogliere, però sembra come un materiale che sconosciuto. C'è un regalino, lo dai? Vuoi un regalino? Si sa mai che adesso si apre la porta di sopra, quella rossa. No. Abbiamo un minuto e un secondo. Posso aiutarti? Dimmi. Lo Specter non si schioda da lì. Potrei avvicinarmi inosservato. Scurvatato! Si muove! Si combatte! Non con te, Aloy! No! Vattene da lì! Ti immagini che bella scenetta, no? Io sono stata creata... Aloy, no. Sono stata creata per conquistare la Terra! In tutto il mondo ci sono tutti i miei croni! Io con l'aiuto dei milioni di croni conquisteremo la Terra! Tutti vuole a me! Col potere della fondazione, noi conquisteremo la Terra. Ah, cosa volevo usare la prima meta? Anche se non mi sembra perché faccio solo anche comunque. Ma che ci interagisce?
Che lancia la roba non ti interagisce. Ah, non puoi farmi neanche toccare. Stai bene? Aaron, teniti per te le robe, non lanciamole, che tanto non è che le raccoglio. Bello, bello come mi dai la foto. Allo Snake, no? Con te, Aloy. Snake! Posso aiutarti? Dimmelo. No, no, per carità, no, no. Potrei usarla contro lo specchio. Evita. Tanto non fa niente dell'arma. Vediamo adesso come gliela cavate. Dovete solo ammazzare. Usa cosa? Vedi, se prendi questo non è che ti lancia niente. No. Ma io vorrei anche potermi anche spostare. Aloy, al volo! Vieni a farti un attimo. L'ho scivolato a bel dire, la rotolata del team funzionava meglio. Almeno quando lo facevi non venivi colpito. Qua ti colpiscono lo stesso. Colpiscilo tu con il plasma. Così cadesca e il moto sono molto più da meglio. Sono pesante, sì. Aloy, lei è... È stata in una capsula di criogenica, pertanto... Non penso di vedere doppio. Pertanto non si risveglia. Torniamo alla base. Così come deve sta dormendo. Un guaritore immediatamente. Giusto. Ci vuole qualcosa che per risvegliarla. Dallo stato di criogenesi. Voglio dare un'occhiata a... Schiocco di dita. Allora, lo stato di criogenesi. Lo stato di criogenesi è chiamata anche morte apparente. Pertanto ci vuole un po' perché si possa risvegliare. E poi, non era anche in coma che si chiamava morte apparente, anche quello, no? Sì, esatto. È come se fossi in coma. Quindi ci vuole qualcosa per risvegliarla.
Beh, meglio di niente. Cioè, immagini se la verità è che lei è stata creata per conquistare la Terra con i cloni. Forse potremo sconfiggere gli Zenith. Devo anche vedere come sta il clone. Varl, dov'è la nostra ospite? Siamo nella galleria sotto la sala di controllo. Va bene. Cosa c'è qua sopra? Ha fatto un muro visibile, però qua si vede che si può... Aloy, per fortuna stai bene. Si è svegliata in preda al panico ed è scesa qua giù. Ho pensato di aspettare. Sì, le parlo io. Ciao. Questo l'hai fatto, sì? Sì, sì. Tu sei Beta, vero? Io sono Aloy. Io sono te. Che hai? Tu sei me. Astinenza dal simulacro. Io non capisco. Rimozione di un dispositivo neurointegrato. Il cervelletto va in uno stato di apatia sensoriale. La realtà non è più... Cioè, alla faccia della velocità della ripresa... È distante. Posso fare qualcosa... Non è che uno si possa svegliare dalla morte apparente così, con lo schiocco di dita. Vabbè, si vede che sarà passato un po' di tempo. Dicevi che se doveva andare qualcosa per farlo svegliare, cavolo, che velocità... Allora, parlo anch'io col cuore, dai. Tanto dopo parliamo con Varl. Aloy, vuoi informazioni, credo. Riguardo a te agli Zenith, sì. Che ci fanno qui? Cosa vogliono e dove ti hanno trovata? Partiamo dall'inizio, però. Hanno finto la distruzione della loro nave. Lo conosco prima. Sì, questo potrebbe essere coerente con il loro comportamento. Quindi far Zenith ha colonizzato un altro mondo. Esatto, per qualche secolo, ma non è durato a lungo. Poi un disastro naturale l'ha reso inabitabile. Era quell'altra. I discendenti di Far Zenith sono fuggiti da un pianeta morto. E ora vogliono impossessarsi della Terra, non i discendenti. Salvo le scale scivolando. Sono loro, quelli che hanno abbandonato la Terra 1000 anni fa. Non lo sapevi? Come possono essere vivi? Non sembrano... Che cosa si sono fatti? Io credo sia un insieme di farmaci, terapie cellulari e impianti tecnologici. E tu, anche tu, sei... Non sono come loro. Mi hanno creata. Nel viaggio. Sulla nave. Tu sei Beta? Faccio ad addestramento. Per apprendere la mia funzione. Controllare il sistema di terraformazione. Ma perché? Che cosa vogliono farsene? Quando ho scoperto che Zero Dawn si era suddiviso nei propri sottocomponenti, ho pensato dovessi ripararlo. Ma non credo sia questo che vogliono. Vogliono epurare la Terra per partire da zero. Salve. Quindi vogliono sterminare la vita sulla Terra. Come pensavamo io e Gaia. Ma perché? Perché uccidere tutti per conquistarla? Quando mi portavano con loro, massacravano intere popolazioni tribali. Non sono interessati a rigenerare la Terra. Quindi credo che puntino a riavviare completamente il sistema. Per riprogettarla come la vogliono loro. Estinzione di massa per comodità. Sì, dove si va per il clone? Qua sotto? Beh, non riusciranno sì. Senza il kernel di Gaia. Agli Zenith serviva Elizabeth per accedere ai centri Zero Dawn. Bisogna parlare con Varl, giusto? Sì, con Varl. Gliel'hai fatto fare? Dicevano che ero nata per interfacciarmi con Zero Dawn. Quando siamo arrivati sulla Terra ho ricostruito cosa era successo a Gaia e alle sottofunzioni. Lì ho iniziato a capire che l'idea non era riparare Gaia. Che mi hanno creata... perché potessi portare a termine l'opera del segnale di estinzione. Comincio ad evitare che... riavviare tutto. Che lei assomiglia ad Elizabeth, assomiglia più a Beta. Allora
conosci il segnale d'estinzione? Siamo anche della stessa voce. Era l'unico modo per spiegare l'autodistruzione. Beh, anche poi Elizabeth è uguale a loro. Gaia solo che loro sono giovani. Elizabeth aveva già la cessazione delle sue funzioni. Insomma, dovevo immaginare che avrebbe programmato più adulta che la ricostruisse. Già, sorpresa. Quindi questi Farzenit sono gli stessi che vivevano sulla Terra. Cos'altro mi puoi dire? Erano le persone più ricche e potenti che c'erano sulla Terra. Controllavano tutte le risorse principali, le industrie. Li comanda Gerard. È lui che ha deciso di stabilire una base. Gli altri, Eric, Tilda, Verbena... Dove è Alfa? La sua autorità, ma alla fine fanno sempre... Eric, quello che ho affrontato nel laboratorio di Ade. Cade nel causare dolore. Già, lo so. Secondo me Beta è stato più necrone di Elizabeth e poi a lei. Dov'è? Lungo la probabilmente. Quando li seguivo nelle loro missioni, mi trasportavano in un drone Spectre. Non vedevo l'esterno. Ma ho sentito che ne stavano discutendo una volta. Parlavano di stabilire uno scudo energetico sul perimetro per respingere la fauna locale. E hanno altre misure di sicurezza. Spectre esche per macchine è di sicuro inespugnabile. Almeno come si sono fatti di altra roba. Strutture di lancio per raggiungere rapidamente la nave in orbita e varie infrastrutture per la raccolta e la lavorazione. Ecco, meno che altro mi aggiungo sulla nave. Ci sono altri Zenith. Non lo so, immagino ce ne siano altri nella base o sulla nave. Possono essercene degli altri nello spazio, superstiti della colonia. Hai detto che la colonia Zenith su Sirio è stata distrutta. In che modo? Mi hanno detto solo che un disastro naturale li ha costretti a lasciare Sirio. Io ho pensato che fosse un oggetto extrasolare o un sisma catastrofico. Un'espulsione insolitamente violenta di massa coronale da Sirio A. Non ti hanno mai detto nient'altro. A loro importa solo che sono sopravvissuti. Prima alla Terra, 1000 anni fa, e poi a Sirio. E anche alla vecchiaia, pare. Hai detto che la colonia Zenith su Sirio è stata distrutta. In che modo? Mi hanno detto solo che un disastro naturale li ha costretti a lasciare Sirio. Io ho pensato che fosse un oggetto extrasolare o un sisma catastrofico. O un'espulsione insolitamente violenta di massa coronale da Sirio A. Non ti hanno mai detto nient'altro. A loro importa solo che sono sopravvissuti. Prima alla Terra, 1000 anni fa, e poi a Sirio. E anche alla vecchiaia, pare. Come sei fuggita dagli Zenith? Prima del laboratorio di Ade non pensavo potessi liberarmi. Se anche fossi fuggita, non sarei mai sopravvissuta là fuori. Poi ti ho vista. E ho pensato che potevi aiutarmi. E quando gli Zenith hanno localizzato Ilizia nella struttura di ricerca biomedica, ho visto un'opportunità. Hai visto un'opportunità di fuga quando siete andati a recuperare Ilizia. Cosa hai fatto di preciso? Ogni volta che mi portavano nelle missioni di recupero delle funzioni, c'era una sola Zenith con me. Quella uccisa dai ribelli. Fuori dalla struttura. Verbena è morta? Come hanno superato lo scudo? Ci sto lavorando. Mi stavi dicendo della tua fuga? Beh, al momento di usare il trasmettitore per inviare Ilizia alla base, ho inviato anche il messaggio criptato. Poi ho distratto Verbena e mi sono chiusa nella camera ectogenica, modificando i registri della struttura per far risultare solo 236 unità. E il kernel di Gaia? Ho detto che mi sarebbe servito per catturare prima Ilizia e mi hanno creduto. Brava. Dici che sei nata durante il viaggio verso la Terra? In un utero artificiale? Gli Zenith hanno una camera ectogenica sulla nave. Più evoluta di quella in cui mi avete trovata. Devono aver conservato un campione del DNA di Elizabeth.
Elizabeth non avrebbe mai lasciato il suo DNA. Sai come l'hanno preso? Non era nell'archivio a cui potevo accedere. Dici che hai passato anni in un'interfaccia d'addestramento. Questo archivio ne faceva parte? Solo le parti alle quali avevo accesso. Aristotele, Aspasia, gli avatar e l'archivio. Mi assegnavano i moduli didattici in base ai progressi. Alt, quei nomi avrebbero dovuto essere le guide virtuali del database Apollo, prima che Faro lo eliminasse. Loro ne hanno una copia. Quindi esiste ancora. E tu lo hai studiato. Solo le parti pertinenti alla missione. Quando chiedevo informazioni non incluse nei parametri, me le negavano. Quindi le parti distrutte le parti distrutte che sono andate perse si possono recuperare. Deve perché i Far Zenith, il gruppo di Far Zenith ne hanno una coppia. Buona è quello che ti avevo detto io ieri, l'altro giorno, quando ti ho detto niente va perso. Loro sono riusciti a recuperare una copia, perché tutto quello che è digitale, niente va perso. Va bene, per ora può bastare. Vieni al piano di sopra o... Quanto manca? Sai, per il tuo piano, quanto manca a Gaia per creare il vostro esercito di macchine? Come sai? Pura logica, allora? Ecco, mi mancano ancora due funzioni subordinate prima che Gaia possa assorbire Efesto. Cosa? Ancora non avete Efesto? Gaia sta pensando come catturarlo. Non è limitato a un luogo... Non a un luogo singolo, certo che no! Non sapevate niente degli Zenith. Dovevate essere più avanti di così. Non dovevo venire qui. Mi troveranno. Scopriranno questo posto e mi riprenderanno. È stato tutto inutile. No, non ci troveranno. Gaia sta usando Minerva per nasconderci. Che differenza fa? Siete indietro, non li sconfiggeremo mai. Tutti moriranno. Ehi, calmati. Ora sei qui, no? Che cosa puoi fare per aiutarci? Ho delle conoscenze. E considerato lo stato in cui siete, delle competenze che non avete. Geoingegneria, per esempio. Informatica, fisica, biologia, chimica. D'accordo. Bene. Sta impazzendo da te, sì? Va da che... Torno più tardi. Allora? La ferita non è grave, ma si pente di essere venuta. Il sentimento è reciproco. Le farò visita più tardi. Potrebbe essere utile. Devo portare il frammento d'arma a Gaia. La porta non si apre. Gaia non è ancora riuscita a sbloccarla. Stare lassù nello spazio. Piuttosto... Erend, tutto bene? Sì. Perché non dovrebbe? Perché ci sono due me ora. Ci sono due te ora. Almeno tu la stai prendendo bene. Non direi, non esattamente, ma ci provo. Esercito di macchine o esercito di cloni? Sto capendo come si legge con questo coso. Quei due piccioncini mi hanno dato una mano, però tutti quei simboli mi fanno impazzire. Ma ce la farò, promesso.
Che altro stai studiando col Focus? Ho fatto ricerche su Vegas, o come si chiama. Gaia ci ha mostrato cos'è successo quando sei andata a prendere Poseidone. Quel Morlund sembra un tipo sveglio. Ma avventurarsi nel Tremet per delle lucine è un azzardo. Forse dovrei andare a vedere come stanno, per sicurezza. Bene. Sei riuscito a parlare con Beta? Si è ripresa solo quando l'abbiamo portata qui. Ma comunque, ho pensato che sarebbe stato meglio affidarla a Zoe e Varla. Beh, potrebbe anche cambiare nome, adesso. Che lui? No, lei, Beta. Ora deve Insomma, potrebbe anche cambiare un po' nome, con un nome un po' più... Sì, chiamatela lei due. No, non dico mica i due, però almeno un nome un po' più appropriato, insomma. Ciao, come state tu e Erend? Un po' di riposo e staremo bene. Tu stai bene? Questa storia di Beta è dura, anche per te. Cerco di fare un passo alla volta. Capisco, se ti serve qualcosa... Con le scale, con la scivolata. Impariamo molto. Stavo giusto esaminando i dati in cerca di idee per un regalo, per ringraziarla del suo aiuto con i glifi. Un oggetto del mondo antico che non abbia mai visto prima. Invece ho scoperto che si regalavano animali. Stavo avendo una bella partita. Credo che imbottire un animale morto con qualsiasi cosa non possa essere così tanto divertente. Forse Gaia può consigliarti qualcosa. Come vi trovate con Beta? Ho provato a spiegare a Erend cos'è un clone, non ci ha capito niente. Poi Zoe ha detto che è come due alberi che nascono da un solo seme. È servito a qualcosa. Vi state ambientando, vedo. Zoe vorrebbe portare qui piante di ogni tipo. Dice che ogni casa deve traboccare di vita. Ho chiesto aiuto a Erend. Non credo l'idea gli piaccia. Non è una brutta. Però Zoe, se vuole abbellire con delle piante qua dentro, avrebbe ragione. Devo tornare. Zoe. Terrò d'occhio Beta. Va bene. Lei che dovrebbe cambiare nome, altro che Beta. Zoe che dovrebbe cambiare nome. Ciao, ho pensato di vedere come stavi. Vuoi dire dopo aver visto una donna identica a te che non eri tu nel sotterraneo? Deve essere molto più strano per te che per noi, eh? Sì, un po'. Ma Varla dice che può aiutarci con la missione. Forse. Beh, così allora c'è anche la sorella adesso. Sua sorella gemella, dai. Sorella gemella. Hai fatto anche aveva una madre che era Elizabeth, ma adesso sarà la sorella. Elizabeth, in poche parole, è la madre. Sì. Una di loro avesse ridotto così. Ma vengono tutte e tre insieme, che belli. Una bella famiglia, tutti di cloni. Il clone si può dire che è nata in provetta, però è comunque Elizabeth e sua madre. E queste e loro due sono sorelle, in poche parole. Una bella famiglia, tutti uguali. Perciò dobbiamo ricostruire. I gemelli sono due persone identiche, Sono identici i gemelli. Varl sembra molto concentrato. È ossessionato dalle informazioni rivelate da Poseidone. Abbiamo scoperto che esistono... Comunque il gioco dovrebbe cambiare nome. ...sputano fuoco. Se ho capito bene, Gaia dice che le fiamme che emettono arrivano da... aggiunge un'altra... la sua nome cosa viene fuori? Sempre. Il ciclo si manifesta anche nei luoghi più assurdi. Certo, a Varl interessa di più guardare esplosioni subacquee. Hai conosciuto Beta? Chi era ferita. Lo giudico. Fatto per alleviare il dolore. Molto carino. Spero solo che non intenda restare là sotto tutto il tempo. Temo abbia passato così gran parte della sua vita.
Ciao. Ti devo lasciare. La terra fiorisca al tuo passaggio. Parliamo con lo zoo. È stato bizzarro parlare con Beta. Vedere qualcuno di identico a me. Anche se, a quanto pare, non si comporta affatto come me. Né come Elizabeth, in realtà. Ah, era pure ferita? Prima porto il frammento d'arma a Gaia. Qualcuno ha visto un mio pezzo di batosta meccanica in giro? Oh, spero non si sia macchiato. Pazzo. Alcuni ologrammi si sono attivati. Si chiamano vulcani. Ho riconvertito gli schermi per tracciare le attività locali di Regalla. Ficano al centro della Terra. In passato esisteva una giungla così grande che i predecessori la chiamavano. L'hanno ridotta in cenere. Ma all'epoca di Sobek l'hanno ripiantata in parte. Almeno qui. Bentornata. Aloy, vedo che abbiamo un ospite. Quindi ora sappiamo qual è l'origine della trasmissione. Sì, io ho anche trovato questo. L'arma di cui faceva parte ha annullato lo scudo di una Zenith, ma ha avuto un guasto ed è esplosa. Se potessimo riprodurla e migliorarla, ci darebbe un bel vantaggio su di loro. Un attimo, sto esaminando. Fatto. Unendo i miei risultati con i dati del tuo focus, posso dedurre che sia un'arma molto evoluta, in linea con la tecnologia Zenith. Non so come funzioni. L'esplosione ha corrotto i dati. Era solo un catalizzatore. Appena si è verificato il guasto, l'arma ha eseguito un comando preimpostato per eliminare tutti i dati dal nucleo. Probabilmente al fine di evitare che i segreti dell'arma cadessero in mani nemiche. Chiunque l'abbia progettata sapeva coprire le proprie tracce. Silence. In base ai tuoi dati su di lui, sono giunta alla stessa conclusione. Di certo non collaborerà con noi. Beh, ci ho provato. Ma non è tutto. Gli Zenith hanno Ilizia. E hanno anche Artemide e Apollo. Un vero peccato. Detto ciò, il nostro piano originale rimane invariato. Le funzioni subordinate rimaste dovrebbero incrementare la mia densità di elaborazione abbastanza da assorbire Efesto. Giusto. Un problema alla volta.
Beh, allora è meglio che riparta. Buona fortuna per la tua ricerca. Bene. Grazie. Temo che non potremo utilizzare l'arma di Silence. E abbiamo anche un altro clone di Elizabeth con noi. Con qua cosa c'è? Ho altre due sottofunzioni da recuperare. Le ha preso questo appunto dati qui. Harry? Non ti sento. Mi senti? Sì. Ti ricordi ieri quando ti ho detto che c'era un punto dati che in un passaggio segreto che lo potevi prendere anche dopo? È questo? Sì, è questo qua. Ciao Gaia, sono io. Sì, lo vedo. Come posso aiutarti? Un dettaglio di classe. Puoi dirmi qualcosa di più sulle funzioni scomparse? Artemide ha ripopolato la Terra con una serie di specie animali. Ilizia era responsabile della gestazione, alimentazione e cura di una generazione di umani. Il cuore aveva il compito di preservare, organizzare... Guarda come l'ho presa la casa, guarda come l'ho presa. ...conoscenze umane e conquiste culturali. Purtroppo... Sì, la puoi prendere con il rampino, beh? Per avvicinarla e poi dopo per prendergli roba dentro. Faro, eh? Quanto lo odio quello. Comprensibile. Mostra segni patologici di narcisismo, impulsività e instabilità. Le tre funzioni mancanti hanno già assolto i propri compiti, oppure gli è stato impedito di farlo. Ti servono ancora? Ripristinare ciò che ne rimane aumenterebbe la mia densità di elaborazione euristica, amplificando così le mie facoltà. Purtroppo, poiché come sappiamo sono in possesso di Far Zenith, ottenerle nel breve termine è probabilmente impossibile. Temo che per recuperarle bisognerà assaltare la base Zenith, ma per farlo ci servirà Efesto e le sue macchine da combattimento. Corretto. Quindi, appena Efesto sarà recuperato e reintegrato, tu potrai di nuovo produrre in massa le macchine nei calderoni di tutto il mondo. Sì, e programmare le loro routine comportamentali, o anche controllarle direttamente. Potresti fare un esercito di macchine e spazzare via tutti gli Zenith. È nella mia natura prendere ogni provvedimento per tutelare la vita sulla Terra, soprattutto quella umana. Perciò sì. Se riuscissi ad impadronirmi delle capacità di Efesto, potrei progettare, costruire e comandare un esercito. Considerata la pericolosità di Far Zenith, questa potrebbe essere l'unica opzione. Però devo ammettere che ho riserve circa l'uso di tali tecnologie per uccidere, per quanto il nemico sia aggressivo. È un bene. Significa che hai una coscienza. Elizabeth lo voleva. Corretto. Beta crede che gli Zenith vogliano usare la terraformazione per annientare la Terra. Ricominciare. Così possono costruirla a modo loro. Questo va a supportare la nostra ipotesi. Ma perché? Con la tecnologia che hanno potrebbero spazzare via le tribù in un altro modo. E se sono quelli che hanno lasciato la Terra 1000 anni fa, non dovrebbero rivolere quella biosfera? Sembra una palla da discoteca. Forse vogliono ricreare lo stesso ambiente. Versione minuscola. Trasformare la Terra in un nuovo Sirio.
Ecco, questo è quello originale, questo. Eh sì, spara un sacco di luci. I Zenith sono gli stessi che hanno abbandonato la Terra. Fisicamente immortali. Come hanno fatto? Da quello che sappiamo di Far Zenith, è possibile che abbiano offerto un posto sull'Odissea ai genetisti e ingegneri più illustri, in cambio delle loro competenze. Con il tempo, la tecnologia e le risorse sufficienti, nessuna sfida è mai insuperabile. Come quando Minerva ha generato i codici per disattivare la piaga di Faro. Esatto. Probabilmente. Dimmi. Sai come si dice silenzio in inglese? No. Silence. No. Ecco. Probabilmente, quella loro barriera che hanno? Sai che non li puoi danneggiare? Ah, quello scudo che c'è da loro. Sì, gli impedisce anche alle cellule di invecchiare. Ah, ecco perché sono così giovani. E automaticamente gli impedisce, sono detto come una... gli formo come una barriera criogenica praticamente, e in questo modo rimangono giovani in eterno. Come quello dell'era classale 4, come quello dell'era classale 5, sì. Beta dice che erano tra le persone più potenti della Terra. Sai qualcosa in più su di loro? Sfortunatamente no. Il mio database è limitato al personale che ha lavorato a Zero Dawn. Inoltre, sembra che Far Zenith fosse riservata ai propri membri. Soltanto uno, Oswald Algard. Sì, il salvataggio di Beta. Giusto. Era il portavoce alla loro vecchia base di lancio. Dalle esperienze tue di Beta possiamo concludere una cosa. Non sono mandato via. Perseguono sempre i propri obiettivi. Per proteggere la vita sulla Terra. Ho sentito il miso ancora, madonna. Non ha risvegliato soltanto Ade, ha reso cosciente ogni funzione subordinata. Perché? È una cosa che mi chiedo anch'io. La mia opinione è che Ade fosse l'unico obiettivo. La parziale coscienza donata alle altre funzioni subordinate è stata fortuita. Un segnale così preciso richiede un'ottima conoscenza del sistema. Come potevano avere? E divulgare fake news. Dai dati raccolti dal tuo focus, pare che Far Zenith avesse un informatore durante lo sviluppo di Zero Dawn. Hank Shaw avrebbe dovuto rubare una copia del sistema per Far Zenith, ma l'avevo già detto sta roba. Sì, ritengo. Ma l'avevo già detto questo. Si è acquisito informazioni tramite lui, malgrado il fallimento. Stando a ciò che mi ha detto Beta, è evidente che gli Zenith possiedono tecnologie incredibilmente avanzate, giusto? Sì. Come hanno fatto chiaramente trasparire i vostri incontri, sembra che facciano un uso intensivo di servitori robotici. Inoltre, pare si servano di un qualche tipo di campo energetico per schermarsi da qualsiasi danno. Sembravano invulnerabili, ma l'arma che i ribelli hanno usato gli ha tolto gli scudi. Storicamente, ogni tecnologia difensiva alla fine è stata superata da una controparte offensiva. Anche se difettiamo di armi antiscudi, se riuscissi ad assorbire Festo e lo utilizzassi per creare numerose macchine da combattimento, neppure i loro schermi reggerebbero per un tempo indefinito. C'è speranza. Sempre. Allora, credo che Beta resterà qui. Le ho dato un focus e le ho detto di chiederti se ti serve una mano. Lei è... me l'aspettavo diversa. E come te l'aspettavi? Non lo so. Però ti immagini? Una più se Gaia controlla un esercito, magari ti fai doppio gioco e stai in un'umanità rimasta. No, sì, è vero. Lei ha sempre i nostri progressi. Tuttavia, non può sempre fare il doppio gioco, No, oppure qualcuno non è possibile, se qualcuno... non è possibile, se no che senso ha il gioco? Dalle tempo.
Oppure qualcuno va con un pregaio, no? No. Nella struttura in cui abbiamo trovato Beta, alcuni registri parlavano di ricerche di Far Zenith sull'embriogenesi. Affermativo. Hanno donato le camere ectogeniche a Zero Dawn. Ma perché erano tanto interessati? Possiamo solamente fare delle ipotesi. È possibile che volessero rendere l'Odissea una nave colonia. Ecco il perché di una simile tecnologia. Mentre i loro obiettivi si evolvevano. Sì, ma se ci sono 236 embrioni, cioè diciamo capsule criogeniche, giusto? Oh! Sì. C'è anche il caso che queste capsule siano tutte piene di persone. Tutti. Tutti i cloni di Aloy. No. Tutti i cloni di Elizabeth. No, c'è anche il caso che ci siano persone. Persone adatte a uno scopo. E perché non liberare anche le altre? Conquistare il mondo. Ora dovrei andare. Conquistare il mondo con il loro, con il loro comandante Aloy. Sei troppo chiasso, Erend. Lo so, ti viene voglia di prendere a pugni qualcosa. Vuoi dire qualcuno? Sei tu che me l'hai fatta scoprire. Vorrei parlare con te di una cosa. Riguarda i Terranumi. Se puoi, ovviamente. Hai detto che volevi parlare con Terranumi? Credo di sapere come guarirli affinché rendano di nuovo fertile Canto Puro. Gaia mi ha dato delle istruzioni. Un attimo. Il riavvio. Installato sui Terranumi, lo squilibrio finirebbe. Fantastico! Forse è un sentiero spinoso. Dovrà essere Festo a installarlo. O lo rifiuteranno. Gaia mi ha mostrato come. Avremo bisogno di nuclei di controllo dalle macchine di Efesto. Macchine tipo i Terranumi. Parli dei sanguicorni? Come quelli combattuti nell'officina? Sì. Gaia ne ha localizzati due a ovest. Quindi uccidiamo le macchine, prendiamo i loro nuclei e poi li usiamo per adattare i codici così che i Terranumi li accettino? In teoria, ma non sarà facile uccidere i sanguicorni. Lo faremo insieme. Grazie, Aloy. Ti invio la loro posizione. Ti avviserò quando sarò vicina ai sanguicorni. Bene. Con i loro nuclei, forse, riusciremo a curare i Terranumi. Aloy, ci sono altre scorte in quel baule. Prendile pure. Altre scorte, buono. Siediti pure. Una carovana di Oseram si è fermata nelle sabbie ferme verso sud. Finora li abbiamo tollerati, ma il loro capo è un approfittatore. Okay. Un esagerato. Io dico che dovrebbero levare le tende. Sì, mi sembra giusto. Ok. Ho preso la missione di da Zo e qui fuori da Rucca, vicino al falò. Ok. Salvataggio.
Come vedere dove esattamente? Niente assurdità, solo affari. Va bene, la live la finisco, la faccio finire qui.